Presidente Emiliano, approfittiamo della sua presenza qui per la presentazione dei lavori di ristrutturazione dell'aerostazione di Grottaglie per parlare della questione ArcelorMittal, un ping pong pericoloso tra ArcelorMittal e Di Maio per quanto riguarda la questione immunità, un ping pong altrettanto pericoloso tra 5 Stelle e Salvini e Lega. In questo quadro penoso e pietoso si continua a morire nello stabilimento e gli sforamenti avvengono un giorno sì e l'altro pure. Lo stabilimento è in condizioni pietose, questo lo sanno tutti. Purtroppo ci hanno espropriato della possibilità di controllarlo. ISPRA, che è diciamo l'ARPA nazionale, tiene per le orecchie anche ARPA Puglia, spesso e volentieri ci sono conflitti molto forti che, sulla lettura dei dati, sulla loro interpretazione, sul modo di comunicarli, e questo ovviamente perché si tenta in tutte le maniere di consentire a questo stabilimento assolutamente inidoneo sia sotto l'aspetto della sicurezza sia dal punto di vista dell'inquinamento di continuare a funzionare. Non si capisce per quale ragione. Rebus sic stantibus andrebbe chiuso senza se e senza ma. Io ho già detto che il sequestro di AFO2 da parte, confermato da parte della magistratura, è sacrosanto ed è evidente che il governo non può continuare a non prendere posizione sul punto. Sono stato contento, l'ho detto, della revoca delle immunità penali, ma questo non basta, e poi vorrei che quando si incontrano ArcelorMittal e il governo parlassero la stessa lingua, non so se il francese o il tarantino o l'italiano, ma se uno torna da un incontro e dice... Anche il linguaggio dei segni andrebbe bene, pur di capirsi. Se uno torna da un incontro e ha capito che gli restituiscono le immunità penali e un minuto dopo il vicepresidente Di Maio è costretto a chiarire che non ci sarà alcuna revoca del provvedimento che ha eliminato le immunità penali, vuol dire che qui veramente non ci stiamo capendo, e tutto questo purtroppo sulla pelle di noi tarantini, di noi pugliesi.